Allora, adesso dovreste sentirmi, scusatemi il ritardo, ma il microfono continua a dare dei problemi, che si stacca e devo riattivarlo manualmente, quindi scusate il ritardo, quindi cominciamo subito con il confronto tra questa associazione che si chiama Ecofuturo, e che si occupa di tutta una serie di tecnologie ambientali, quindi come vedete energie rinnovabili, efficienza energetica, agricoltura, orti bioattivi, smaltimento di rifiuti bonifiche, mobilità sostenibile, finanza green. Questa associazione che esiste da parecchi anni è attiva soprattutto con un portale che si chiama Ecologia, come potete vedere. E annualmente fanno ogni anno appunto una fiera che da un paio d'anni è diventata anche virtuale, cioè è attiva 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, perché l'hanno portata su ambiente virtuale. Hanno creato proprio con un'applicazione fatta da loro stessi questa fiera appunto virtuale, accessibile da chiunque, appunto 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, in cui ci sono tutta una serie di espositori virtuali con queste tecnologie, che sono tutte tecnologie legate alla sostenibilità ambientale, quindi rinnovabili, appunto, bonifiche, efficientamento, tutto ciò che va in direzione di uno sviluppo sostenibile, quindi ambientalmente sostenibile. Ecco, anche questa associazione, che raggruppa tutta una serie di personalità che da anni sono attive nel settore ambientale, ha preparato per queste lezioni una serie di indicazioni. Qui ne vedete la sintesi estrema, ma io adesso passo all'analisi, diciamo, precisa e compiuta. Tra l'altro, specificando che già sono intervenuto a un loro dibattito recentissimamente, qualche giorno fa, in cui hanno messo a confronto i vari programmi dei vari partiti politici, e io sono intervenuto appunto per il Movimento 5 Stelle come coordinatore del Comitato Transizione Ecologica. Volevo farvi vedere che avevo preparato anche questa pagina. Questa serve per dopo, questa serve per dopo, per cui la fermiamo. Niente, andiamo avanti direttamente appunto con il programma, che è molto lungo, per cui questa diretta, per quanto cercherò di andare veloce, mi anticipo che non sarà cortissima, perché hanno una serie di punti molto pratici. Molto pratici. Questi sono i titoli. Il primo punto, guarda caso, riguarda le energie rinnovabili e le comunità energetiche. Allora, primo punto, favorire l'utilizzo di tutte le energie rinnovabili. Ora, chi mi segue sa che naturalmente io sono 10 anni che lavoro, prima come capogruppo in Commissione Industria, Commercio e Turismo, e poi come Presidente Industria, Commercio e Turismo, e la mia attività si è concentrata proprio nel favorire l'utilizzo di tutte le energie rinnovabili. Quindi, per chi mi conosce sa che è assolutamente pane per i miei denti. Per chi magari mi segue per la prima volta o per le primissime volte, lo invito a vedere, diciamo, 10 anni dei miei social, e rendersi conto che appunto personalmente, come capogruppo della commissione competente sull'energia e poi presidente della stessa commissione che ha la materia energia tra le sue competenze, questo è stato il mio sforzo principale, che si è esplicitato principalmente in quello che poi è diventato il Superbonus 110, perché io ho iniziato nel 2013 a fare attività politica per arrivare poi a quello che è stato appunto il 110. Ho fatto una serie anche di video di spiegazione che riassumono questi anni, che vanno dal 2013 al 2020, 2020 che poi appunto c'è stato il risultato finale del Superbonus 110, che naturalmente da una parte favorisce le energie rinnovabili, in quanto con il Superbonus sono compresi anche 20 kW di fotovoltaico esplicitamente, insomma, per i condomini che fanno questa operazione, ma dall'altra
riduce grandemente il fabbisogno energetico, come sapete perfettamente, come minimo, diciamolo di mezza, perché per fare il passaggio di due classi, per migliorare di due classi energetiche l'edificio, che è il presupposto per avere diritto al superbonus, io praticamente dimezzo il fabbisogno energetico, ma molto spesso si riesce ad andare oltre il 50% di risparmio. E l'altra materia, naturalmente, è proprio quella delle comunità energetiche rinnovabili, di cui sono il relatore dell'emendamento al mille proroghe, che appunto ha consentito finalmente l'utilizzo di questa soluzione che era vietata sino a quel momento. Tra l'altro, volevo farvi vedere, se riesco almeno questo, farvelo vedere, sì, eccolo qui. Recentemente ho denunciato quella che è l'iniquità pesantissima che riguarda proprio le fonti rinnovabili, che sono costrette a restituire il 100% degli extra profitti. Come probabilmente sapete, altrimenti ve lo ricordo io, da alcuni mesi una legge stabilisce che le rinnovabili devono restituire tutto il prezzo che eccede, diciamo, 65 euro a megawattora. Cioè il governo ha deciso che 65 euro a megawattora, la media degli ultimi anni, è il prezzo che le rinnovabili devono tenersi. Tutto il resto a cui vendono sul mercato deve essere restituito. Quindi una tassazione al 100% degli extra profitti sulle rinnovabili, delle rinnovabili. Mentre, come sapete, per le fossili questa restituzione, questa tassazione è fissata al 25%. Non si capisce veramente perché le rinnovabili, che sono la soluzione, devono pagare il 100%, mentre le fossili, che sono la causa, devono pagare il 25%. Questa cosa io l'ho denunciata da subito, qui vedete tutta una serie di articoli in cui appunto viene riportato la mia contrarietà a questa tassazione, e che è stata uno dei motivi per cui alla fine abbiamo puntato i piedi contro il governo Draghi, perché a parole Draghi ha sempre detto che le rinnovabili sono la soluzione, ma poi se nei fatti tu mi tassi appunto il 100% degli extra profitti sulle rinnovabili, mentre mi tassi solo il 25% degli extra profitti sulle fossili, chiaramente sei assolutamente incoerente. Quindi, detto questo, il programma del Movimento 5 Stelle sulle energie rinnovabili è estremamente ampio. Andiamo sull'indice, questo è il programma del Movimento 5 Stelle, scaricabile dal sito ufficiale movimento5stelle.eu, tutti voi lo potete scaricare, e come vedete sulla parte della transizione energetica e differenziazione fonti energetiche, possiamo andarci immediatamente, le rinnovabili sono assolutamente il core, sono la misura principale su cui noi puntiamo, assieme alle comunità energetiche rinnovabili, naturalmente, per fare la transizione energetica e quindi gran parte della transizione ecologica, perché ricordiamolo che la filiera delle fonti fossili è responsabile del 75% delle emissioni climalteranti. Per cui, da una semplice ricerca di rinnovabili, cioè se voi scrivete rinnovabili sul programma 5 Stelle, perché il punto è talmente principale che evidentemente è stato l'unico che non mi sono premunito di sottolineare, perché per quanto riguarda appunto le fonti rinnovabili, eccolo qua, a favore delle rinnovabili, è talmente scontato che per noi 5 Stelle le rinnovabili sono la principale soluzione di decarbonizzazione, che ciascuno di voi potrà vederlo appunto nel programma 5 Stelle. Adesso volevo capire perché non mi esce la parola. Ah, ecco, ho sbagliato a scriverlo, ecco perché non mi esce.
scrivendo rinnovabili appare 30 volte nel programma 5 Stelle, per cui produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, energia prodotta da fonti rinnovabili, comunità energetiche rinnovabili, massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Quindi appare 30 volte nel programma 5 Stelle la parola fonti rinnovabili, quindi potete capire quanto è centrale per noi questa tecnologia. Ecco, scusate che mi ero impacciato un po', ma avevo sbagliato a scrivere la parola rinnovabili, per questo non mi era apparsa al primo tentativo. Ma appunto per noi le fonti rinnovabili sono assolutamente la misura principale con cui vogliamo procedere. Proseguiamo nell'analisi del programma di quanto chiede appunto Ecofuturo, comunità energetiche rinnovabili. Allora, dicevo, per chi mi segue, per chi mi conosce, è inutile che ribadisca quanto il movimento ha già fatto, perché ricordiamolo, questa è una misura 5 stelle, perché la direttiva RED 2 che permette questo strumento è stata emendata in tal senso da Dario Tamburrano, che è un europarlamentare 5 Stelle. È stato europarlamentare nella scorsa legislatura europea, quindi gli emendamenti che permettono di autoprodurre, autoconsumare, condividere e stoccare l'energia condivisa, appunto, sono emendamenti che portano la sua firma, Dario Tamburrano, europarlamentare 5 Stelle. Quindi questa è una misura assolutamente 5 Stelle. E sui miei social trovate da 2 anni e mezzo, in maniera direi ormai ossessiva, tutto il lavoro che sto facendo per far conoscere questa misura in tutta Italia. Purtroppo gli altri partiti non stanno assolutamente aiutando. Ecofuturo parla anche delle centrali geotermiche. Bene, io qua senza timore faccio vedere come proprio assieme a Ecofuturo abbiamo svolto un convegno ancora diversi anni fa, proprio per incentivare e far conoscere la soluzione geotermica, dal momento che adesso è possibile fare impianti a ciclo chiuso che non sono impattanti, non sono più quegli impianti flash che soprattutto la Toscana conosce molto bene, ma sono impianti a impatto veramente basso, tanto è vero che ho ospitato il sindaco di Abbadia San Salvatore, che è un sindaco che prima era contrario alla geotermia perché era molto impattante. Quando è nata la nuova tecnologia, appunto a ciclo chiuso, si è fatto rieleggere dalla popolazione, spiegando che appunto avrebbero potuto usufruire di maggiore produzione energetica, quindi energia a basso costo, proprio utilizzando la nuova tecnologia. Questo è il link della conferenza, come vedete, 14 gennaio 2020. La geotermia che non inquina, dal ciclo aperto flash ai cicli binari chiusi. Ecco, un convegno che è durato quasi una conferenza stampa che è durata quasi un'ora. Vediamo se riesco a far vedere giusto un paio di immagini, nella quale appunto abbiamo fatto chiarezza sul fatto che esiste appunto questa tecnologia geotermica assolutamente sostenibile dal punto di vista ambientale. Vediamo se la connessione a internet mi supporta, fa vedere almeno un'immagine della conferenza stampa. Quando si dice divario digitale, forza e coraggio. Vedete che i server del Senato devono essere particolarmente intasati, anche se in realtà in questo momento non ci sono attività particolari. Comunque, niente, fidatevi, è qui. Basta che scriviate Girotto, geotermia, cicli binari, convegno, conferenza stampa, e trovate assolutamente questo convegno. Mi dispiace non riuscire a farvi vedere nemmeno un'immagine. Probabilmente è la mia linea ADSL che lascia un po' a desiderare, quindi spero che il mio fornitore mi dia un po' più di banda. Allora, eco bonus, sisma bonus, super bonus. Anche qui, come vedete, questa associazione punta su un altro cavallo di battaglia 5 Stelle. Io personalmente ho
redatto la risoluzione che è stata votata all'unanimità nel 2019 e che a dicembre 2019 e che ha dato mandato poi al ministro Fraccaro e al governo di fare uscire appunto la norma Fraccaro sul 110, ma ci sono stati appunto 7 anni di preparazione prima con diverse mozioni e risoluzioni votate all'unanimità e che quindi hanno dato un mandato politico ben preciso al Parlamento e naturalmente ci è voluto il governo 5 Stelle, il Conte 1, a far uscire appunto il superbonus 110. Su questo, come vedete, naturalmente viene puntato l'attenzione sul garantire la continuità, dandogli un futuro certo e stabile nel tempo. Bene, allora io sono molto felice di farvi vedere che noi abbiamo già depositato un disegno di legge, appunto, eccolo qui, disegno di legge in materia di detrazioni della spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio, eccetera, eccetera, eccetera. Disegno di legge che ciascuno di voi può vedere tranquillamente perché, come tutti i disegni di legge proposti, è pubblico. Eccolo qui, questo disegno di legge che appunto nella prossima legislatura noi cercheremo di convertire. Preciso che è un disegno di legge che abbiamo già intenzione di confrontare con gli stakeholder e quindi di raffinare, di migliorare, di mettere a punto, ma questo testimonia la nostra volontà di portare il superbonus fino al 2030, perché questo disegno di legge parla di agevolazioni fino al 2030. Ecco, ciascuno di voi lo può vedere. Io lo riassumo in due parole dicendo che verrà premiato sempre di più l'intervento comporta un efficientamento dell'edificio, per cui se lo efficiento poco avrò un aiuto, diciamo, più basso, se lo efficiento tanto avrò un aiuto più alto. E ugualmente terremo in considerazione la situazione di ricchezza del cittadino che chiede l'incentivo, perché più questa persona è ricca, diciamo, meno corposo sarà l'incentivo, mentre più la persona ha una ricchezza minore e più daremo un aiuto corposo. E quindi questi siamo sono i principi base, un'aliquota di partenza e poi una serie di criteri aggiuntivi, tanto più io faccio una riqualificazione effettiva, compresa anche la parte sismica. Quindi siamo proprio conformi con quello che chiede questa associazione. Come vedete, una misura proporzionalmente crescente all'energia primaria fossile risparmiata, esattamente quello che abbiamo introdotto, o meglio, che abbiamo nel disegno di legge che vogliamo convertire nella prossima legislatura. Dopodiché, preservare il meccanismo delle detrazioni fiscali in credito cedibile. E qua andiamo a pagina 149 del programma e abbiamo esattamente questa misura prevista appunto dal programma 5 Stelle. Allora, pagina 149, vediamo se per caso ho sbagliato a scrivere qualche cosa. Allora, pagina 149, detrazioni fiscali in credito cedibile. Io mi sono segnato pagina 149 perché avevo fatto la ricerca prima. Allora, detrazioni fiscali. 155. Allora, eccolo qua, ho sbagliato a scrivere. Vogliamo, alla pagina 154, vogliamo rendere strutturale e sistemica la cedibilità dei crediti fiscali. Quindi, questo è assolutamente nel programma. Allora, aggiustiamo qua, che ho sbagliato a scrivere, sbaglio anch'io. Perfetto, andiamo avanti. Capacity market. Dunque, sul capacity market, anche qui faccio vedere che è stata una mia
un mio lavoro molto, molto lungo. Quindi ciascuno di voi digitando su qualsiasi motore di ricerca Capacity Market Girotto troverà una serie di miei interventi in merito, perché è un meccanismo che serve per mettere in sicurezza la rete. Quindi, per carità, il principio è sacrosanto, mettere in sicurezza la rete. Ma io ho lavorato per far sì che questo meccanismo sia quanto più possibile orientato verso appunto le fonti rinnovabili e gli stoccaggi. Quindi siamo assolutamente coerenti con quanto chiede Ecofuturo, che dice di inserire piccoli impianti diffusi anche lungo la rete di metano, così come impianti rinnovabili non più in uso permanente. Quindi questo è un lavoro che assolutamente io da anni sto seguendo, e naturalmente chi mi sostituirà nella prossima legislatura continuerà a portare avanti. Ecofuturo va molto in dettaglio: stazioni di ricarica elettrica e wall box, cose assolutamente su cui siamo d'accordo e sulle quali io vi invito semplicemente ad andare nel mio sito ufficiale e andare nella sezione mobilità sostenibile, nella quale io per 2 o 3 anni ho fatto una lunga serie di video spiegando la parte sia giuridica, legislativa, sia la parte tecnica. Quindi su tutto ciò che riguarda mobilità sostenibile, ribadisco, c'è nel programma 5 Stelle e io già da tempo l'ho spiegata e dettagliata. C'è nel programma 5 Stelle, facciamolo vedere che c'è, perché altrimenti non mi credete. Comunque, meglio sempre far vedere che c'è un'ampia parte sulla mobilità sostenibile, sempre nella transizione ecologica. Eccola qui, pagina 90, e nella quale si parla naturalmente di trasporto pubblico e ferrovia. Questi sono due principi cardine, due obiettivi cardine: trasporto pubblico, ferrovia, quindi trasporto su rotaia, e anche naturalmente le autostrade del mare, quindi trasporto via fiume e via mare. Questi sono principi cardine che vedremo adesso sono molto richiesti nelle richieste appunto di Ecofuturo. Allora, sull'agricoltura, sulla parte di agricoltura, anche qui abbiamo assolutamente la stessa visione. Tanto è vero che se cerchiamo agricoltura di precisione sul programma 5 Stelle, la troveremo. Agricoltura di precisione. Eccola qua. Agricoltura di precisione, agricoltura di precisione, agricoltura di precisione, agricoltura di precisione. Quindi ci siamo assolutamente anche per quanto riguarda questa richiesta di Ecofuturo. Vi anticipo che ci siamo su tutto, quindi tutto quello che chiede Ecofuturo è assolutamente da noi previsto, e su tantissimi punti ci stiamo appunto già lavorando, come per esempio la trasformazione dei rifiuti umidi in biometano. Beh, qua il commento è molto semplice: il PNRR dispone già generosi incentivi sul biometano, sul compostaggio anaerobico. Tanto è vero che io l'unica cosa che ho detto qualche giorno fa, quando appunto sono stato ospite da Ecofuturo, ho detto che andrà esteso anche la parte di compostaggio aerobico, anche il compostaggio aerobico, quindi non solo l'anaerobico che mi produce biogas che poi si raffina e si ricava biometano, e con una successiva lavorazione dal risultato del compostaggio anaerobico si può fare anche compost. Bisogna fare compost assolutamente. Con invece il compostaggio aerobico si fa immediatamente compost. Tra i vantaggi del compostaggio aerobico è che io posso fare impianti molto più piccoli, quindi molto più flessibili e diffusi un po' in tutto il territorio, e ottengo immediatamente compost. Quindi, come coordinatore del Comitato Transizione Ecologica, il mio lavoro sarà anche quello di incentivare in tutti i modi possibili anche appunto il compostaggio aerobico, che può essere fatto nelle scuole, può essere fatto
nei quartieri, può essere fatto in maniera molto flessibile perché appunto non sono richiesti per forza grossi impianti, si possono fare impianti anche più piccoli. Allora, iniziative green per l'ambiente. Qua naturalmente si parla di pulizia di fiumi, pulizia dei mari, e questo naturalmente è impossibile dire di no. Noi abbiamo da poco approvato la legge salvamare che finalmente consente ai marinai di portare a terra i rifiuti senza vedersi pagare una costretti a pagare una multa perché. Prima era così, se i pescatori portavano a terra della plastica, correvano il rischio che se venivano, diciamo così, beccati, venivano sottoposti a una sanzione. Invece adesso è il contrario, per cui abbiamo aiutato appunto il recupero dei rifiuti a mare. E per quanto riguarda in generale tutto ciò che è bonifiche, nel programma 5 Stelle, ancora una volta cercate la parola bonifica o bonifiche e la troverete molto, molte volte. Come vedete, abbiamo indicato che resta cruciale adottare misure per il risanamento ambientale, tra cui le bonifiche dei siti di interesse nazionale e non solo. Troviamo le bonifiche in altri punti, come i consorzi di bonifica. E poi appunto riqualificazione e efficientamento energetico degli edifici, le bonifiche, gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Quindi anche in questo punto siamo assolutamente coerenti. Rete di piccoli invasi, ecco qua mi sono segnato pagina 103 e pagina 192. Quindi per quanto riguarda la gestione dell'acqua, abbiamo assolutamente anche in questo caso la stessa visione. Quindi andiamo a vedere, eccolo qua, è essenziale investire nel settore idrico, particolarmente nel mezzogiorno, per ridurre la dispersione dell'acqua, per completare gli invasi d'acqua, per implementare l'utilizzo delle risorse idriche sotterranee, eccetera, eccetera. E poi ce l'abbiamo anche un po' più avanti, a pagina 109, che me l'ero segnato. Qua c'è il problema della pagina che a questo punto qui non so più se ho segnato quella che si vede a video oppure quella del file. Questa è la biodiversità. Comunque, il punto ve l'ho già mostrato, è assolutamente nel nostro. Ah no, 192, ecco perché non lo trovavo. Mamma mia. Scusate, ma 192, 192, 192, 192. Allora. Eccolo qua. Intendiamo continuare a investire per aumentare la capacità di stoccaggio dell'acqua, ammodernando gli invasi esistenti e realizzando nuove opere a livello territoriale. Quindi anche sugli invasi. Cara Ecofuturo, come vedete, ci siamo assolutamente. Allora, anche in questo caso siamo totalmente coerenti. Favorire anche con incentivi la conversione del bosco ceduo in alto fusto e gli interventi di incremento della complessità strutturale e della biodiversità delle nostre foreste. Pagina 105. Pagina 105. E anche qui ci siamo assolutamente con quanto richiesto. Eccolo qua. Defiscalizzare la trasformazione dei boschi ceduli in boschi di alto fusto nelle aree collinari e montane per favorire il controllo del dissesto idrogeologico, la regimazione delle acque e la biodiversità animale e vegetale. Quindi siamo perfettamente coerenti. Come vi ho detto, siamo coerenti su tutto quello che viene scritto appunto da Ecofuturo. A questo punto Ecofuturo parte anche per quanto riguarda la tassazione dei contenitori monouso e sulla riduzione dei polimeri delle plastiche. Allora, innanzitutto io l'ho detto anche appunto quando sono stato ospitato da loro qualche giorno fa, qui prendo spunto da questa richiesta per dire che naturalmente il punto centrale che noi vogliamo perseguire è una fiscalità ambientale il quanto più coerente possibile, cioè la direttiva europea già dice chi inquina paghi, chi inquina paghi. Quindi
L'obiettivo che secondo me tutte le forze politiche, quindi figuriamoci noi 5 Stelle, devono perseguire è appunto un sistema di bonus malus o malus bonus, chiamiamoli come vogliamo, con i quali io tasso pesantemente chi inquina, progressivamente chi inquina. Quindi da questo gettito, con questo gettito io lo sposto ad incentivare, ad aiutare invece i prodotti meno inquinanti, i prodotti più sostenibili. Come abbiamo fatto, per esempio, il bonus malus sulle automobili, la stessa cosa, a mio avviso, andrebbe fatta in tutti i settori. Io tasso pesantemente chi inquina, soprattutto beni voluttuari, beni non indispensabili, beni di lusso, insomma, tutto ciò che non è strettamente necessario, perché il pane, chiaramente, è un bene, pane, farina, olio, tutto ciò che è. Sono prodotti indispensabili, quello posso anche, diciamo, consentire una certa elasticità, però tutto ciò che non è strettamente necessario va tassato molto pesantemente quanto più inquina. Con quel ricavo io vado invece ad aiutare tutti quei comparti industriali, agricoli, produttivi, tutto ciò che ha bisogno di fare la transizione ecologica. E quindi produrre merci e servizi sempre più sostenibili. Questa è la premessa. Poi, per andare nel, diciamo più che premessa, questa è l'impostazione generale. Per andare nel punto specifico, contenitori monouso, a pagina 100 c'è proprio un punto, su questo. Pagina 100. Dunque, eccolo qua, agevolazioni fiscali mirate per le imprese che sviluppano nuovi metodi di produzione che riducono l'utilizzo delle plastiche monouso. Quindi, come dicevo, tassiamo tanto chi inquina, con quello diamo delle agevolazioni perché invece si converte la produzione a produzioni sempre più sostenibili. E avevo anche, mi sono anche segnato di farvi vedere questa cosa sul discorso della plastica in generale. Chi non l'avesse ancora visto, siamo andati con il presidente Conte, siamo andati con il presidente Conte, beh, apriamo direttamente il link, mi sembrava di averlo già aperto, ma evidentemente l'ho cancellato, quindi riapriamolo. Siamo andati direttamente col presidente Conte alcune settimane fa a visitare la punta di diamante italiana ed europea sulle plastiche bio, quindi bioplastiche biodegradabili. In Italia abbiamo una punta di diamante che, vabbè, non voglio fare il nome, ma insomma molti di voi conosceranno, e questa produce plastiche da materiale vegetale. Quindi non dal petrolio, ma da materiale vegetale. E, eccolo qua, il servizio appunto sta andando, come vedete c'è Conte, ci sono io, ci sono altre persone. Visitiamo questo stabilimento che partendo appunto da materiale vegetale produce bioplastiche facendo lavorare i batteri, facendo lavorare i batteri. Tra l'altro, permettetemi di essere un po' satirico verso la RAI, perché in questo servizio televisivo ha sbagliato tutto, nel senso che ha detto che questo stabilimento produce energie rinnovabili. Si è sbagliata, nel senso che questo stabilimento produce bioplastiche biodegradabili. Dopodiché, con gli scarti, fa appunto biometano e quindi si produce una parte dell'energia necessaria per il suo stesso funzionamento. Quindi dispiace vedere come su una materia così fondamentale com'è la transizione dalle plastiche non biodegradabili alle plastiche biodegradabili, la RAI sia così disattenta. Ora, per carità, non voglio crocefiggere chi ha fatto il servizio, però sta di fatto che si sono pesantissimamente sbagliati e hanno dato un'informazione molto inutile, perché di fonti rinnovabili se ne parla spesso, invece di bioplastiche se ne parla pochissimo. Una volta tanto che un gruppo politico
approfondisce l'argomento. Tra l'altro, io ero stato a visitare questa stessa identica azienda 5 anni fa, ero andato all'inaugurazione, all'apertura, e poi ero andato a visitarla qualche mese dopo, nel 2018, a gennaio 2018. Ci siamo tornati con il presidente Conte e dispiace che appunto la RAI non si sia accorta che non parlavamo di energie rinnovabili, che sono ovviamente importantissimi, ma di bioplastiche biodegradabili. Proseguiamo nell'analisi, vi ho detto che era lunga questa cosa, ma appunto qui ci sono un sacco di cose. Fondo di garanzia affinché tutte le imprese possano acquistare propri impianti di produzione rinnovabile di efficienza energetica. Ecco qua vi do un compitino se volete, andate nella legge di bilancio, l'ultima legge approvata, troverete un mio emendamento proprio su questo, che purtroppo è stato bocciato. Io avevo chiesto un fondo di garanzia proprio in tal senso, purtroppo è stato bocciato. Voi mi direte: il governo c'eravate voi, e io continuo a ripetere che sì, c'eravamo anche noi, ma non eravamo il 51% del governo e quindi non potevamo fare quello che volevamo. La politica è purtroppo, cioè purtroppo, la democrazia è questa, che quando tu devi governare con un insieme di soggetti, devi scendere a compromessi, altrimenti si va a veti reciproci e rimane tutto bloccato. Per vedersi approvare determinate cose, tu devi purtroppo accettare che altre cose ti vengono bocciate. Questo è il funzionamento della democrazia, da un'assemblea di condominio a un consiglio di amministrazione di un'azienda al Parlamento. La democrazia funziona per maggioranza. Se non c'è maggioranza su quella determinata proposta, quella proposta non passa. Quindi tutte le nostre proposte col cavolo che passano, perché noi non abbiamo la maggioranza assoluta e quindi appunto non possiamo far passare tutto quello che vorremmo. Questo vale naturalmente anche per gli altri partiti, nessun partito ha la maggioranza assoluta e quindi questo fa sì che per avere una produzione legislativa si deve arrivare a un compromesso, Questo, diciamo, sono spiegazioni banali, ma continuo a ricevere messaggi che mi dicono: ma perché non approvate questo, ma perché non approvate quest'altro? Perché per quanto siano nostre proposte, noi non abbiamo la maggioranza assoluta e quindi non possiamo fare tutto quello che vorremmo. Purtroppo bisogna accettare il compromesso, altrimenti uno si piazza all'opposizione, urla, 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 ma non passa nulla. Nulla delle sue proposte, o veramente pochissime, pochissime, pochissime cose, quello che la maggioranza gentilmente gli concede. Per cui è molto, molto comodo stare all'opposizione e qui si capisce che appunto qualche partito politico ha fatto questa scelta perché si raccoglie tutto il dissenso, si raccolgono tutti gli scontenti, si abbaia contro tutte le decisioni della maggioranza. Però appunto non si porta a casa quasi niente. Noi abbiamo scelto di stare sempre al governo, prendendoci un sacco di insulti, ma portando a casa anche tanti, tanti, tanti risultati. Quali risultati li potete vedere naturalmente nei riassunti all'estremo nei 3 volantini delle cose fatte, che io vi faccio vedere proprio in un lampo. Queste sono tutti, cioè tutti, questi sono la sintesi estrema dei risultati portati a casa dal Movimento 5 Stelle, quasi l'80% delle cose con cui noi ci eravamo presentati nel 2018. Ed è per quello che continuo a ripetere: valutate il vostro voto in base alle cose già fatte più che in base alle promesse elettorali, perché sulle promesse siamo uno più bravo dell'altro, ma sulle cose già fatte, direi che lì la situazione è molto più oggettiva. Quindi qui, come vedete, ci sono 30 punti in questi 3 volantini che trovate sempre nel sito movimento5stelle.eu e che sono la sintesi più sintetica possibile dei risultati che il Movimento ha raggiunto in questa legislatura, prendendosi un sacco di insulti. Volevo usare un termine molto più volgare, ma cerco di anch'io di curare le parole, però è molto brutto vedere come tanta gente o ci è o ci fa, o ci è che capite che cos'è, o ci fa perché non capisce che per portare a casa dei risultati bisogna accettare dei compromessi perché non si ha la maggioranza assoluta. Molto semplice, come in un'assemblea di condominio,
come in un'azienda qualsiasi in cui c'è l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione che lavorano anche loro a maggioranza. Allora, sulla mobilità, anche qui molti punti molto dettagliati da parte di Ecofuturo, io rimando direttamente alla sezione mobilità sostenibile del nostro programma. Quindi c'è l'indice da cui si può saltare immediatamente al dettaglio e come vi ho detto, oltre al programma, che appunto punta sul trasporto pubblico locale, su rotaia, su mobilità dolce, anche su ciclabili che vanno fatte, vanno messe in sicurezza sia per uso urbano sia per uso turistico, visto che c'è un grandissimo movimento turistico sulle ciclabili, quindi potremmo fare ancora più turismo. Il biglietto unico integrato, il sistema intermodale tram, treno, nave, quindi abbiamo molti punti per quanto riguarda la mobilità sostenibile e poi vi ricordo appunto che nel mio sito io per 3 anni poi non ho avuto assolutamente più tempo, ho fatto una ventina di video spiegando la parte legislativa e la parte, diciamo così, più tecnica, più concreta delle tecnologie man mano che si sviluppano e il punto in cui erano. Quindi anche da questo punto di vista siamo assolutamente confacenti con Ecofuturo e quanto richiede. A questo punto parte una sezione Università e Transizione Digitale. Dunque, intanto io ricordo che il Movimento 5 Stelle, tra le cose che ha fatto, ha investito 10 miliardi nella scuola pubblica ed è stata una enorme inversione di tendenza. Noi abbiamo appunto investito 10 miliardi nella scuola, cosa che non si vedeva da molti anni. Digitalizzazione, fibra veloce, quindi queste sono tutte cose assolutamente che abbiamo nel nostro programma, figuriamoci, qualsiasi partito politico ovviamente avrà messo questi punti in cui deve essere aumentata la digitalizzazione e indirizzi universitari che siano ovviamente più aggiornati rispetto al mondo moderno, quindi naturalmente in questo caso alle tecnologie sostenibili e alle fonti rinnovabili. Ci mancherebbe come non essere d'accordo. Dopodiché passiamo a una parte che mi vede personalmente, diciamo, impegnato da più di 20 anni, in quanto io sono socio dell'unica banca etica che esiste in Italia, e dico unica perché dal 2016 esiste una legge dello Stato italiano, assolutamente in vigore, assolutamente efficace, che definisce una serie di criteri, 7 criteri, se non ricordo male, o 7 o 8, non ricordo esattamente, che devono essere rispettati affinché un istituto finanziario possa dire appunto di essere finanza etica. Ora, nel mio sito personale trovate tutta una sezione dedicata alla finanza etica e ribadisco il mio sito personale, non quello, non portavoce girotto.it, che è quello del sito ufficiale. Questo invece è il mio sito personale, l'ho intitolato Tracce, giusto per dargli un titolo. E questo è un blog che io ho aperto a fine 2008, fine 2008, inizio 2009, quindi naturalmente senza minimamente avere velleità poi di essere eletto al tempo, naturalmente no. Iniziavamo appena appena a candidarci nei comuni, quindi non era per quello, l'ho aperto naturalmente come cittadino. E qui c'è tutta una serie corposa che riguarda la finanza etica, tantissima, tantissima informazioni per farvi capire quanto importante sia la finanza etica. E tra l'altro lo capì immediatamente anche Grillo che nel 2009 citò proprio Banca Etica e io qui riporto proprio un video del 2009, quindi ringrazio Beppe per aver apprezzato subito Banca Etica e le battaglie,
il modo di fare banca, che è la banca etica, che è completamente diverso da quello delle banche tradizionali. Tornando sul punto specifico del crowdfunding, ecco, anche su questo troverete nel mio sito come io ho parlato e ho spiegato specificatamente questa tipologia di finanziamento. Quindi ci ho dedicato proprio alcuni video post. Vediamo se anche in questo caso continuo a scrivere le parole male, quindi se scrivo le parole male, naturalmente, eccolo qua. Ho fatto proprio un video specifico appunto sul crowdfunding e diciamo che per essere molto politici, il crowdfunding dà l'opportunità di azionare quello che in inglese si chiama green funding, fondi verdi. Quindi il fatto che un ente pubblico possa emanare delle obbligazioni che possono essere acquistate dai cittadini e che quindi daranno un rendimento finanziario di un certo tipo, abbastanza interessante, comunque garantito, e queste che si chiamano in italiano obbligazioni verdi, ecco non mi veniva il nome in italiano obbligazioni verdi, sono legate a progetti appunto di riqualificazione, per esempio delle fognature, degli acquedotti o di altre infrastrutture cittadine, e quindi il cittadino sa che investe per se stesso, ricavando anche un piccolo discreto rendimento. Ovviamente nulla di stratosferico, non è quello assolutamente l'obiettivo. Però è il cittadino stesso che aiuta la propria città, il proprio comune, che già in molti casi, perché io ho fatto anche dei post, ho fatto vedere come ci sono già diversi comuni che appunto hanno progettato delle manutenzioni ordinarie, delle manutenzioni straordinarie o addirittura dei nuovi progetti appunto sostenibili. E il cittadino investe in questi, quindi aiuta se stesso e la propria città. Quindi questa è una cosa assolutamente su cui siamo favorevoli. Ecco, senza accorgermi sono arrivato alla fine. Io spero di aver fatto un minimo di servizio per quei cittadini che si vorranno sorbire questa, che mi rendo conto è una noiosissima analisi. Ma d'altronde, se vogliamo votare in maniera, come si dice, cosciente, con contezza, io credo che bisogna fare appunto questo tipo di analisi, quindi vedere le varie associazioni cosa chiedono. Quindi questo è il mondo reale. Vi avevo messo il link all'analisi precedente, che era quella dell'Associazione degli Scienziati, quindi eventualmente potete vedere anche quello, e credo che appunto questa cosa sia dovuta, quindi spero che vogliate divulgarla, perché ribadisco, al di là di tutta una serie di tribune elettorali in cui si lanciano slogan, si parla di fuffa o comunque insomma si parla in maniera molto più politica, io dico con la P minuscola, questa credo sia un'analisi assolutamente puntuale. Quindi abbiamo messo a confronto le richieste di una associazione che ha una sua storia, ha una sua validità, una sua valenza, ha le sue referenze, con il programma nero su bianco 5 Stelle, non solo il programma, con anche cose già fatte, quindi non solo il programma, ma anche cose già fatte a cui appunto io vi rimando. Quindi spero vogliate divulgare questo confronto e seguirmi nei prossimi che farò. Vi anticipo che sto studiando il documento di Fridays for Futures, i giovani, anche qui. C'è tanta disinformazione, moltissimi giornali continuano a ripetere che noi non ci occupiamo di ambiente, che noi non ci occupiamo di giovani.
sull'ambiente, ho fatto un tweet qualche ora fa dicendo: ma scusate, il Movimento 5 Stelle ha 30 pagine del proprio programma elettorale, 30 pagine, non 3. Il Movimento 5 Stelle ha 30 pagine sull'ambiente e le analisi dei pseudo esperti dicono che il nostro programma è deludente sull'ambiente. Ma secondo me non l'hanno nemmeno letto. Poi quando questi pseudo esperti si permettono di dire delle solenni atrocità, cioè che le centrali nucleari non emettono CO2, allora l'ho già scritto, sono dei pseudo esperti, perché è ovvio che la produzione energetica in senso stretto, cioè il processo di fissione, non emette CO2, questo è ovvio. Ma come sempre tutte le tecnologie, dalle rinnovabili alle fossili, bisogna guardare il full life cycle, cioè il ciclo vita intero. E nel ciclo vita intero non ci vuole un esperto per capire che se io devo estrarre tonnellate e tonnellate di minerale per estrarre qualche grammo di uranio, ecco, quel lavoro di estrazione di tonnellate e tonnellate di materiale, quello emette un sacco di CO2. Poi c'è la costruzione della centrale e, cosa non assolutamente accessoria, lo smantellamento della centrale a fine vita e la tenuta delle scorie radioattive che durano 200.000 anni. Anche in questo caso credo che non ci voglia un genio per capire che la costruzione delle centrali, lo smantellamento delle centrali e la messa in sicurezza di rifiuti radioattivi che durano 200.000 anni emette CO2 e comporta tutta una serie di attività che emettono CO2. Comunque, questa era, diciamo, una chiosa finale. Io vi ringrazio per chi ha avuto la pazienza di seguirmi fino alla fine e vi auguro una buona serata e ci sentiremo naturalmente nelle prossime settimane. Arrivederci.